Inaugurato questa mattina nell'area industriale qui a San Salvo, il centro di distribuzione più grande per il centro sud di Amazon, il colosso, la Internet Company, che fu fondata nel 94 da Jeff Bezos e che è stato lungimirante nell'intercettare quello che sarebbe stato lo sviluppo futuro degli acquisti online, degli acquisti via internet. Un progetto ambizioso, 60.000 metri quadrati per 4 piani e un investimento di 250 milioni di euro è costato l'impianto che vedete alle mie spalle. Un impianto che dà lavoro per il momento a 640 dipendenti, ma che prevede di assumere nell'arco di 3 anni 1.000 dipendenti. Un impegno che è stato preso anche dalla Regione Abruzzo nella persona del Presidente Marco Marsilio, che ha parlato di un esempio di concertazione, un esempio di collaborazione, quello che ha portato oggi qui a San Salvo il colosso dell'e-commerce. Sì, abbiamo iniziato circa un mese e mezzo fa e contiamo di raggiungere i 1.000 dipendenti entro i 3 anni dall'apertura. Dal punto di vista logistico, come funzionate? Insomma, come avviene l'evasione degli ordini? Allora, questo è un centro di distribuzione e il centro di distribuzione è quello che noi chiamiamo il primo miglio, ovvero il punto da cui partono gli ordini e in cui risiede tutto l'inventario di Amazon che si trova sul nostro sito. Quello che succede è che quando un ordine cade, se il materiale si trova in questo sito e in base alla distanza dal cliente finale, l'ordine cade in questo sito, viene prelevato dal magazzino e viene inviato ai centri che noi chiamiamo l'ultimo miglio, in cui poi avviene esattamente il prelievo e la consegna finale. Quindi questo è il primo miglio e arriviamo al cliente attraverso poi la consegna all'ultimo miglio. Le differenze invece con la sede che avete già inaugurato 2 anni fa a San Giovanni Teatino? Esattamente, quindi San Giovanni Teatino è quello che chiamiamo l'ultimo miglio, quindi arrivano da centri come questo, e da oggi in poi principalmente da questo, arrivano le merci che verranno poi smistate sul territorio attraverso l'utilizzo di van, quindi quello è l'ultimo miglio. Noi siamo il primo miglio e San Giovanni Teatino è l'ultimo miglio. Beh, con un pizzico di legittimo orgoglio ho ricordato che la decisione sulla vendita e quindi sull'insediamento di Amazon in questo territorio è arrivata in 15 giorni, 15 giorni dopo aver ricevuto la proposta di acquisto. Noi abbiamo fatto l'alienazione del bene, l'autorizzazione ad ARAP a poterlo vendere, il parere in consiglio regionale, il confronto con le amministrazioni coinvolte del territorio. Credo che sia un record, non so se mondiale, sicuramente italiano, perché per insediamenti di questo tipo a volte si passano 15 anni a discutere e poi magari neanche si fanno, ed era la fine che fece lo stesso autoporto da cui poi trae origine questo capannone. Un insediamento che ha portato una ricaduta occupazionale significativa. E ce ne attendiamo, oggi già significativa, ce l'attendiamo entro i 3 anni come promesso, come da impegni di sviluppo di Amazon. Noi attendiamo intorno alle 1.000 persone occupate direttamente in questo stabilimento, più tutto ciò che significa l'indotto. È naturale che siamo felici per aver dato una scossa importante, soprattutto in tempi di crisi economica. Creare posti di lavoro credo che sia sempre la ricetta migliore per poi combattere la povertà e creare benessere sociale. Questo benessere deve essere anche una nostra preoccupazione anche nella qualità del lavoro che si fa, e quindi ci siamo anche confrontati per un settore che ha vissuto e continua a vivere in alcuni suoi segmenti, quello della logistica, conflitti sindacali importanti. Però la logistica è sicuramente il futuro dell'economia e del commercio, anche dell'industria.